And it seems that cautious old Cosimo, having discovered the joy of art, became ever more daring in his tastes. He fostered the unconventional genius of Donatello, who created this statue of David for the Medici Palace. David was a traditional symbol of Florence, but that was just a pretext for a shocking experiment, the first freestanding nude since Roman times. The statue is now being restored by Dr. Ludovica Nicolai. She's been lovingly cleaning the figure for 18 months. Sono curioso di sapere, quando lei vive così con una statua, si cambia l'attitudine? Che pensi ora di questo? Sì, è vero, il rapporto quotidiano fa arrivare un rapporto diverso, stringono i modi di essere, no? Verso la scultura. La situazione è molto intima qui. Sì. Scusi, David. Per me, vedere David così, con questo famoso sederino all'aria, in piena vista, all'aria, mi sembra come era scioccante quando la prima volta che hanno visto questa statua, la prima rappresentazione del nudo. Sì, infatti. E poi come nudo è molto ambiguo, cioè molto strano, no? Perché non è completamente maschio e non è completamente femmina, cioè non è femmina. E quindi c'è un'ambivalenza, sì. Il passaggio tra la pubertà e l'adolescenza, quando un maschio non è ancora completamente maschio e non è naturalmente femmina. E quindi appunto il sedere è ancora molto femminile. Sì, sì, sì. Il miracolo di Donatello è che ha presto questo momento. Sì, si è accolto proprio questo momento prima della sbocciatura completa.